Dopo 13 anni di nuovo questo portone, quello laterale certo ancora di Palazzo Margherita, si riapre quasi come un primo giorno di scuola, perché il Comune ha voluto, e in particolare la Presidenza del Consiglio, fare una sorta di saluto istituzionale per mostrare almeno la sala del Consiglio, perché si stanno ancora effettuando dei lavori e Palazzo Margherita non è pronto, alla stampa e riportare dentro sugli scranni anche i consiglieri. Siamo andati a vedere allora. Lo hanno chiamato saluto istituzionale perché inaugurazione di fatto ancora non può essere definita, perché Palazzo Margherita, sede naturale del Consiglio Comunale del Comune, manca ancora di alcuni dettagli prima della riconsegna effettiva, che dovrebbe avvenire a breve ma non prima di un paio di mesi secondo i calcoli, fermo restando che rimane aperto il problema della Torre Civica, progetto stralciato e che verrà portato avanti successivamente per consentire almeno la riapertura della parte completamente rinnovata. E il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Tinari allora ha voluto aprire in anteprima la sala del Consiglio, tornata al suo antico splendore, con il piano che è stato completato con tutti gli arredi nella sala dell'assise civica. Don Daniele Pinton, parroco delle Anime Sante, ha benedetto l'aula e consiglieri comunali e gli assessori sono tornati sugli scranni di Palazzo Margherita, tra selfie e un po' di emozione, alla presenza di diversi ospiti ad illustrare anche il lungo e complesso restauro del palazzo di città. Il clima era quello del primo giorno di scuola. Del resto Palazzo Margherita, oltre ad essere la casa istituzionale del comune, era un centro importante per la vita e la storia cittadina. Per questo ci si entra quasi con devozione, mentre nei piani di sotto la ditta continua a lavorare. La vicenda di Palazzo Margherita ha subito diversi ritardi a causa di ritrovamenti archeologici, ma è stata seguita con cura dal vice sindaco Daniele, che è arrivato anche a fare una sorta di out negli ultimi tempi per velocizzare il tutto. I banchi di legno sono stati ricollocati al loro posto, spostati dalla sede temporanea di Villa Gioia, dove il Consiglio è stato ospitato per 9 anni, come è stato rivitalizzato lo storico dipinto a parete di Fulvio Muzzi. Il sapore del ritorno a casa sarà per il nuovo Consiglio, eletto dopo le prossime amministrative. L'ultimo Consiglio, infatti, è stato fatto ieri a Palazzetto dei Nobili. Un lavoro importante da 7 milioni di euro, più altri 2 per la Torre Civica, che necessita di ulteriori finanziamenti. Dopo il Consiglio, a Palazzo di Città torneranno alcuni uffici comunali.